Non avete idea di quanti retry ho fatto per far uscire una cacchio di falce da cowboy? Non so se sia buona, non so se ne vale la pena, ma volevo avere una cacchio di falce arancione e porca di quella miseria, ce l'abbiamo fatta. Ah, se vi chiedete dei soldi, sono tornato dal run a farmare un po' di fulmini. Oh, finalmente! Maledizione! Vediamo sta falce! Arrivato a questo punto. È un'arma a due mani, eh? Vediamo se però vale la regola del Van Crane per quest'arma. Sì, vale la regola del Van Crane. Vediamo cosa possiamo farci. Allora, sicuramente nulla che gli cambi l'aspetto. Potrei trasformarla nuovamente in una spada diabolica, ma non lo so, vorrei qualcosa di un po' più particolare. Ho cercato un attimo fra le varie mod disponibili per certe armi e sono arrivato a una conclusione. Dunque, siamo ritornati in città e dobbiamo andare in questa direzione. Minchia. Ok, meglio muoversi. Ok, eccoci arrivati. Non credo ci sarà nulla di pericoloso. Spada bastarda premium, non ci credo. Non è mai uscita una spada bastarda fino a che. Levati! Cretina del cazzo! Fammi fare l'uccisione carina! La Madonna! Sono morti? Sì, direi di sì. Eccoci qua. Allora, fatto. Prendiamo il pacco di soccorso e prendiamo anche il falce tossica. La falce tossica era il motivo per cui siamo qui, per fare questa falce da cowboy. Ovviamente, falce tossica. L'ho scelta perché ha emorragia e tossicità. Due status mica male. E la spada diabolica, beh, la teniamo per altre cose, un pelo più carine magari. Beh, oddio, non che la falce sia brutta, sia chiaro. E a questo giro, visto che comunque l'arma è ottima, io qualche bella modifica gliela butterei su. Magari non il re, perché ne ho una sola. Però qualcosa che gli aumenti tutte e tre, magari sì. Ne avevo una, eccola qui. Campione aumenta tutti e tre. Bruto aumenta danni e durevolezza. E la durevolezza non sarebbe male. Quindi farei 1, 2 e, giusto per sicurezza, ecco qua. Sì, grazie. Questa falce spacca i culi ora. Ecco fatto. Anche questo l'abbiamo aperto e troviamo dentro una lama di sicurezza. E già che siamo qui, già che siamo tornati indietro, andiamo qui. Eccoci arrivati a destinazione. Dobbiamo andare là sopra, dove c'è quel simpaticone. Visto che ci siamo già liberati di lui, prendiamo anche quest'altra modifica, tutto compreso. Tutto compreso, che modifica è? Un'altra doppia modifica che ha elettrificazione e tossicità. Però ci manca il lichene tossico. Elettrico e velenoso ci sta. Dobbiamo solamente trovare il lichene. Dite che lo riesco a trovare prima di tornare nell'altra mappa? Lichene tossico, perfetto. Eccoci qua. Allora, lichene tossico. Dove sei? Wow, bel casino successo qui. Ok, ho trovato il lichene tossico. Anche se, non è propriamente dove l'ha indicato, eh? Diciamo che è un po' più in là, ma va bene. L'importante è che l'ho trovato e che ora posso fare una nuova ricetta. Stavo notando più che altro che lo strappacarne possiamo mettergli solamente modifiche che hanno una sola modifica, il che è probabilmente dato dal fatto che st'arma già fa sanguinamento. Quindi la strappacarne arancione potremmo farla anch'essa velenosa. Vorrei dirti di sì. Sì, anche perché è l'attacco più forte e tossico che possiamo e ci manca solamente un tessuto di fulmine, che sappiamo benissimo dove recuperare. Questo però vuol dire che il tutto compreso dovremmo metterla su un'altra arma. Certo c'è anche il puntafiamme e cose simili che mi ispirano un sacco. Rieccomi nuovamente qui, sono rientrato in el raid e a questo giro sono andato a fare i frammenti per la spada ruffiana. Non avevo nessun motivo per farla. Che chiariamoci. Ma, giusto per avere un'arma un po' diversa, ci servono tre frammenti della spada ruffiana, ok? Volevo fare uno dei macetti viola almeno diverso. Non c'era nessun motivo per farlo, ma già che c'eravamo, perché non farlo? Tanto in raid difficilmente ci ritorneremo, se non per cazzate del genere. Aumenta di un bel po' la durevolezza. E questo sicuramente è un guadagno. Tiè. Mentre lo svuotavisce, anche lui un bel giro di durevolezza ce lo dà.
Dai, cioè alla fine è solo estetica. Che chiariamoci, è solamente estetica. Non sono sicuro di quanto tempo sia passato per voi, ma per me è passata già più di un'ora. E il tutto ciò per avere solo due armi skinnate e un po' di armi arancioni. Capiamoci. Allora. Usiamo la strappacarne, quella debole, perché a prescindere da il colore, la strappacarne fa il culo. Punto. Il Savrvivre e l'Imperatrice. Adesso vediamo come ce la caviamo contro gli altri nemici che troviamo. Se appena vediamo che non gli facciamo molto, a differenza dello strappacarne, le vendiamo. Allora, l'incontro raggiungi l'occhio del sole, che si trova qua in fondo. Va bene. La peculiarità di questo DLC è proprio il fatto di andare così veloce con la macchina. È un po' come mettere la mod dei veicoli su Fallout New Vegas, per dire. Che bene o male, sei in mezzo al deserto e se non sei all'interno di una città hai molto poco da fare. Mentre invece su lande così desolate avere un mezzo è un plus. Quanto ci manca? Non molto. Benzina ce ne abbiamo, quindi direi che possiamo proseguire tranquillamente. Minchia, c'è esploso uno accanto e abbiamo fatto un salto nello stesso tempo incredibile. La cosa divertente è che quelli che corrono riescono a starci veramente al nostro passo. Sicuramente questa è una zona in cui fai le gare con la macchina. Guarda, non ci scommetto neanche troppo. Dunque, siamo arrivati. Credo che sia là sopra, vero? Quindi mi devo fare tutto sto percorsone a piedi? Mi ricorda il percorso per Santa Rosalia giù a Palermo, questo. Ah, fantastico, pure in mezzo alla grotta buia. Non sia mai che troviamo un notturno qui, Guarda. Minchia. Non pensavo di fare così tanto male. Sono abbastanza sicuro che da qualche parte qui ci sia almeno un segreto. Però molto bella. Molto bella sta zona. Mi piace. Davvero figo come posto. Se davvero è così anche nella realtà, sarebbe da visitare veramente. Ehi là, salve, vengo in pace. Ma quello è uno zombie. Anzi, più di uno. Sono tutti in adorazione. Carne, che cazzo ti hanno fatto, amico? Mi hanno mostrato i miei sbagli. Hanno aperto i miei occhi alla verità, alla luce. Sarola, alla faccia della devozione. Potrebbero averlo drogato, Quella nebbiolina lì è dall'altra volta che ho detto che mi sembrava sospetta, Madre sorretta dal vento, in te noi crediamo. Allora, che sicuramente hanno un controllo sui zombie è sicuro. Madre, raggiante di grazia, vieni a noi. Ma ci deve essere sotto qualcosa. Figli del sole, accettate il dono della madre e continuate a seguire il sentiero della verità. Tue sofferenze, la madre ti ringrazia. Wow, che cosa? Grazie. Guarda, te l'avevo detto che quel fumo aveva qualcosa di particolare. Continua a seguire il sentiero, straniero, perché questo è solo l'inizio. Cosa? Che mi sta succedendo? Non... Non può essere vero. Non può. I nostri destini si intrecciano. Non può essere vero. Non può. Devi credere in me, Kai, come io credo in te. Chi sei? Questa madre doveva essere veramente una santona e ha acquisito un potere sugli zombie dopo la contaminazione.
Ho sentito la tua presenza. Stiamo reagendo all'aereo o è un caso? No, mi sa che era un caso. Che dobbiamo fare? Non devo Si è schiantato l'aereo. No, non posso rientrare. Sono lieto di incontrarti, Kyle. Capisco che tu possa essere ancora confuso. Non preoccuparti. La prima volta è sempre così. La trance dura per un paio d'ore. La trance? Quindi il mordicarne che non mi ha attaccato era un sogno? Il mordicarne era reale. Ma non riprovarci. Non sei più protetto dall'aura della madre. Tuttavia, la tua anima e il tuo sangue sono stati purificati. La tua immunità durerà finché non ti allontanerai dal sentiero della verità. Riponi la tua fede nella madre. Continua quel che hai iniziato e le tue domande troveranno... Insomma, continua ad aiutare la gente. Rimarremo in contatto con te. D'accordo. Continua ad aiutare i figli del sole. Porca miseria, guarda, lo sapevo. Lena. Più che altro... Andiamo, andiamo. Esatto, sto filtro blu mi dà un pelo fastidio, Lena, vedo male, ascoltami. Non so per quanto durerà, ma sono immune. L'ho incontrata, la madre. Mi ha parlato. Ero come in trance e gli zombie non mi hanno notato. Lena. Mi senti? Cazzo. I personaggi della prima parte del gioco sono inutili. Cioè, nel senso, Lena, Becker, chiunque. Non serve a un cazzo di nulla. C'è la foto di un cane, ma che bello lui. Gli animali in sto gioco hanno una qualità maggiore di tutti gli esseri umani.